Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo decimo video let's play di Red Dead Redemption. Siamo praticamente dove ci siamo lasciati nello scorso video let's play e qua c'è uno sconosciuto, vediamo che cosa ci racconta. I need your help. You and every other fool around here. No, they took her. They took my love. They stole Jim's heart and they took her away. What are you talking about, friend? They took my love. They took Jim's love by them gangsters. They hide out of tumbleweed. Can you help me, partner? Partner, can you help me? I doubt it. But if I head up that way, I'll see what I can do. Help a fella out, partner. Have a soul. Ok, le hanno rubato qualcosa, credo il cavallo. E adesso andiamo un pochino a prenderlo. In questo video let's play ci concentreremo un pochino su qualche compito secondario, come questo degli sconosciuti, e poi solo verso la fine andremo a fare la missione dell'irlandese, che è praticamente l'ultima prima dell'assalto a Fort Mercer. Ne approfittiamo adesso perché poi, dato che mi ricordo bene come si evolve il gioco, ci trasferiamo in Messico e per questo motivo voglio liberarmi di quasi tutte le cose, tutte le varie quest prima, insomma, di passare nell'altra metà della mappa. Eccoci arrivati. What you doing here, mister? I've come for you. A mercy mission. Your poor wretch of a man lost his mind. Seen him at Rathskeller Fort. My man? My man's dead. Lawman shot him about a month ago. Shot him in the back, coming out of a cat house. Gave themselves medals. Just like I gave myself to that poor bastard. Unless you've been to hell, you ain't seen no man of mine. Then where is she? Who? Jeb's girl. Who's Jeb? Creepy kind of guy, short black hair, mustache. Oh, my. This is Lucy. This is Jeb's girl. You dumb fool. Took it off him about a week ago. Then you better come with me. Yeah. We better get her back to her man, huh? You gone made my day. What a fine romantic you is. Eh sì, era proprio un cavallo. Vi dicevo, quindi sarà un live, cioè un live, vabbè, oggi pure sto fuori testa, sarà un let's play diviso essenzialmente in due parti. Nella prima facciamo un po' di compiti secondari, piccole quest come queste, come questa, e poi l'ultima missione prima appunto dell'assalto a Fort Mercer. L'assalto a Fort Mercer lo vediamo settimana prossima nel let's play 11, nell'episodio 11 dei nostri let's play di Red Dead Redemption. Dov'è che dobbiamo passare? Allora, dobbiamo tornare indietro. Dobbiamo andare, qui siamo a Tumbleweed, dobbiamo tornare dove stava il signore di prima, eccolo là, il punto interrogativo. Ok, più che altro voglio fare queste quest per una semplice questione di comodità, perché poi quando ci trasferiamo in Messico, appunto, praticamente per tornare dall'altra parte dobbiamo fare un giro impressionante, comunque il viaggio è un po' lento, sì, potrei usare tranquillamente il viaggio veloce. Però io sinceramente non apprezzo molto utilizzare il viaggio veloce, mi piace godermi il paesaggio, un poco cerco di farvelo vedere anche a voi durante i let's play. Altre volte insomma devo tagliuzzare un pochino qui e là, altrimenti escono video di mezz'ora in cui 25 minuti faccio praticamente i viaggi a bordo del cavallo. Tutto qui, faccio un po' di tagli come sapete per questioni di fluidità. Comunque, vedete, quando ci sono i personaggi che parlano, tendenzialmente i video rimangono intatti senza tagli o altro. Anche perché i dialoghi a volte sono anche un pochino interessanti. Tipo qui la signorina che sta parlando col cavallo. Che però non manco capito perché si è presa il cavallo, vabbè. E adesso glielo sta riportando, cioè, forse mi sono perso qualcosa tra le chiacchiere. Comunque, qui noi potevamo fare anche una cosa molto semplice, potevamo andarcene per la nostra strada tranquillamente, tornare in un secondo momento e la missione praticamente si completava lo stesso perché la signorina appunto si trasferiva qui in automatico. Siamo arrivati? Siamo arrivati? Consegniamo il cavallo.
Mister, you found her, mister! Oh, I found her, all right. Come here, girl. Come to daddy. Oh, you're so beautiful. I'm so strong, yet such a lady. I long to hold you. I missed you so much. You got problems, friend. Oh, I ain't got no problems. Not now that she's back with me. Oh, I remember a cold night that we spent together. Every night's been cold without you, my sweet thing. Oh. I thought I was sick in the head. I told you he was funny, mister. Life out here does that to people. Oh. I should know. My daddy kept goats. Va bene, piccolissima missione, molto breve. Le missioni con gli sconosciuti sono sempre così, più o meno, quindi non dobbiamo metterci troppo tempo. Lì però vedo un bel teschio, quindi abbiamo un ricercato da catturare. Andiamolo a fare, perché ci troviamo, insomma, stiamo qui. Non ci dovrebbe metterci, non dovrebbe richiederci troppo tempo. Eccolo qua. Vabbè, la solita cosa, vivo o morto. Accettiamo la taglia. E adesso andiamo a beccare subito, perché i ricercati, ragazzi, vanno presi quanto prima. Nel senso che prendere il manifesto e subito dovete andare a catturarli, perché altrimenti questi si spostano, cambiano location e praticamente dovete ritrovare un altro manifesto. Di solito così funziona. Mi era capitato già un paio di volte, un paio di video che non ho registrato perché erano appunto inutili, però avevo preso il manifesto e poi me li ero persi. Questa è una cosa che mi ero completamente dimenticato sinceramente nel gioco. Siamo qui arrivati adesso a Repentance Rock, se ho letto bene, se si pronuncia bene, anzi. Ci dovrebbero essere un po' di nemici qui e là. Eccoli. A noi per fortuna abbiamo il Red Eye. Sì, a questo adesso l'ho preso alle spalle e alla testa così. Dove sono? Eccolo un altro. Questo va a tradimento, questo è stato brutto. A tradimento. Oh. Prendiamoci il lazzo. E adesso dov'è lui? Sta scappando? Dov'è? Eccolo, lo vedo in lontananza. Cerchiamo di beccarlo. Sì, poi anche... Vabbè, no dai, vi prego no. Vabbè, tagliamo da questa parte, chiamiamo anche il cavallo magari. Se solo si muovesse il cavallo per darci la mano. Oppure lo perdiamo, mi ci gioco quello che volete. Quella fortuna che c'ho. Dove è andato? Ecco il cavallino. Bellissimo, questo colore del cavallo lo adoro. No, è nostro. Preso? No, perché c'è l'albero di mezzo. Ok, adesso sì. Lo incaprettiamo e poi lo portiamo ad Armadillo. Se ricordo bene dovrebbe essere Armadillo il posto dove si riscattano le taglie. Ok. Prendiamo, lo mettiamo sul cavallo. Benissimo. E adesso possiamo andarcene. Dobbiamo vedere però sulla mappa se è veramente Armadillo, perché non mi ricordo bene se è così. Dovrebbe. La musica che si fa un po' incalzante, ci prova. Allora, sì, è proprio l'Armadillo. Vabbè, adesso mentre viaggiamo da qui ad Armadillo arriveranno ogni 2 minuti un paio di scagnozzi a romperci le scatole. Già lo so, già ve l'ho fatto vedere una volta. Infatti mi sa che già sono arrivati, eccoli lì sulla mappa, ragazzi, ma io direi di tagliuzzare. Tanto, ecco, è sempre adesso la solita cosa. Oddio, lui è rimasto attaccato al cavallo, però bellissimo. E io direi sì, proprio di fare un piccolo taglio e andare oltre. Qui tra l'altro dovrebbe essere... Fort Mercer, tra l'altro, quindi siamo sempre lì. Eccoci qua, siamo arrivati. Benissimo. Taglia riscossa, quanto ci è andato? $40 pezzentissimi, va bene. Cavallo, e adesso andiamo a fare... Che c'era rimasto? Non mi ricordo più. Eccola qui, l'altra... Ah, il comico. Sì, che è quel personaggio molto particolare, che tra l'altro dovrebbe stare nelle miniere. Quindi vediamo se lo becco. Se riusciamo a beccarlo.
No, dove cavolo si entra più che altro? Allora, forse proviamo a seguire i binari, magari seguendo i binari troviamo l'entrata. No, però noi qua ci siamo stati all'altra missione, quella quando abbiamo preso la machine gun e non c'era niente, mi ricordo. Perché di qua praticamente siamo usciti, perché siamo passati sotto. Allora abbiamo... Sì, forse dal buco dove abbiamo preso la machine gun, forse dobbiamo passare da lì. Credo. Eccolo. No, io pensavo... Credevo ci fosse il coso sopra, sotto, la piattaforma sotto per farmi passare. Ma dai. In realtà si deve fare così. Bisognava attivare la piattaforma che stava sopra. Cioè, voi immaginatevi che quando ho registrato questi video ho dovuto farmi tutto il viaggio da capo. Mannaggia la miseria. Comunque adesso aspettiamo la piattaforma che scenda. Ma ve lo evito per evitarvi la sofferenza, insomma. Comunque siamo scesi e adesso qua dovrebbe starci il comico. Eccolo. Jimmy, I didn't know you were a miner. I'm not, sport. This is the first time that I've ever been underground. But I like getting a preview of being buried. It should be fun, but not funny, what? Your eastern wit is wasted on my dumb western brain, sport. Oh, don't worry, you're not missing much. I'm beginning to think that this article will be better written on a tropical island in the arms of a beautiful maiden. Interesting idea. Now, can we get out of here? Yes, please. Ok, è andato anche lui. Adesso possiamo andare dall'irlandese, credo. Finalmente possiamo arrivarci. Ma prima c'è un altro sconosciuto. Questo, ragazzi, è il tizio dell'acqua e onestà. Non so se vi ricordate quando abbiamo comprato la proprietà che potevamo anche rubare, insomma. Quindi gli consegniamo il documento. Got the deed? Yep. Here it is. Hear about it, Solomon. All right. Good of you to put your own money up for the deed. There you go. There's a little something extra in there for you. Always best when these transactions go smoothly. Particularly when you can make more money out of it. Hmm. Good luck with the property, McAllister. Oh, yeah. Documenti consegnati e lui ci ha anche dato 220 dollari. Praticamente ci ha dato 20 dollari in più del previsto. Ci ha ricompensato 20 dollari per il disturbo. Noi volendo potevamo anche rubarci il documento e fregarci 220 dollari così a gratis. Invece ne abbiamo spesi 200, vabbè, e ne abbiamo guadagnati 20. Infine c'è un ultimo sconosciuto qua, poco prima di arrivare dall'irlandese a Thieves Landing. Eccolo qui, un vecchietto. What you searching for, partner? I've been gathering some flowers for my wife. She's waiting for me back in the cabin. That's very sweet of you. And we've been together 50 years now, me and my darling Annabelle. She's always loved these wild fever few that grow around this place. You know. But she's getting on now in years, and it's hard for her to get up and about. So I want to bring her a lovely bouquet for our anniversary. I've seen quite a few flowers in my travels, if you'd like to help. Oh, yeah. Listen, these old fingers ain't what they used to be. I'd love it. Sure, bring me any pretty ones you find, huh? Ok, c'è andata un'altra quest in cui praticamente dobbiamo raccogliere fiori e piante selvatiche. Questo si collega anche a una piccola sfida, ma adesso arriviamo a Thieves Landing. E prima dell'irlandese c'è un'ultima quest. Questa è veramente l'ultima, ve lo giuro. Dove in pratica dobbiamo convincere un signore a non fare una certa cosa. Vediamo. Excuse me, mister. Yeah, what the hell do you want? Look, don't ask how, but I know what you're about to do. You don't want to do this. The hell are you talking about? You know what I'm talking about, mister. I'm just here to say I don't think you should go through with it. Your wife, she loves you. Shit, mister.
I don't know who or what you are, but I guess I'm grateful. I guess you're right. I was raised better than this. Don't mention it. Go on now. E adesso davvero irlandese, ve lo giuro, adesso si va veramente dall'irlandese, che tra l'altro sta proprio qui dietro. A Thieves Landing si possono anche acquistare un paio di cosine che possono essere utili, come la bandana e il vestito per barare a poker. Queste sono cose che magari si comprano dal sarto, quindi non c'è una guida, non c'è niente da fare, sta più avanti il sarto. Ma magari poi vi faccio vedere come si possono utilizzare queste cose in un let's play, quello più tranquillo, che facciamo un po' di esplorazione normale. Ma vediamo adesso l'irlandese cosa ci vuol dire. Who the hell are you? Give me that. I'm your old friend Amnesia. Oh, good. Blimey. I've come to tell you, if you ever pretend to forget my name or your debt to me again, I'll make sure you reach heaven before these two ladies. Now get down there! Oh, Mr. Marston. How are you? Ashamed. Ashamed to know you. What the hell's wrong with you, robbing these gentlewomen and ladies of the Lord? I thought they was doxies. Ladies, I'm sorry about this man. He's unfortunately lost his mind to the demon drink. At least I hope he has, and he wasn't this stupid all along. So, please excuse us. Now, Irish, that Gatling gun doesn't work. I find that rather upsetting, don't you? Oh, heartbreaking. Which is why I was just coming to see you when the drink got the better of me. Come on. I know where we can find the parts for you. Mother fucking Mary. Eh sì, l'irlandese si mantiene sempre molto sobrio. Niente da dire da questo punto di vista. Adesso seguiamolo. Ci dovrebbe dare le munizioni della machine gun, perché abbiamo la machine gun ma senza munizioni ovviamente. L'atmosfera comunque di questo gioco è sempre bella, perché quando passi davanti a un saloon e vedi il tizio ubriaco, è proprio il West che si vede sempre nei film, nelle produzioni cinematografiche. Veramente, veramente figo. Sì, però irlandese, e corri dai. Dove ci vuole far andare? Ah, almeno parla, almeno dice qualcosa, cavolo. Shut up, you lazy drunk. Before I stop your head spinning with a bullet. I resent that, Johnny. Però, lo ripeto, la nostra combriccola è tutta particolare. C'è Seth che è un scavamorti, scavatombe. L'irlandese che è un ubriaco classico, come tutti gli irlandesi nei film, praticamente. Se non mi sbaglio, anche in Wonder Woman c'era l'irlandese ubriaco. Sì, c'era un ubriaco, però non mi ricordo se era proprio irlandese, mi sembra di sì. E poi c'è Wes Dickens, che è un mezzo deficiente. Forse l'unico buono che si salva è lo sceriffo, che tra l'altro non so neanche se poi ci aiuterà, non mi ricordo sinceramente. Ma dovrebbe, perché abbiamo fatto tutte quelle quest per lui per un semplice motivo. Magazzino qui a Thieves Landing. Ok, praticamente ci ha organizzato tutto, però può mai andare qualcosa per il verso giusto, ragazzi? Sappiamo benissimo che non è nelle vene del videogiocatore. Ecco qua. Apri. Chiuso, è ovvio, mi sembra ovvio. Retro. Quindi dobbiamo camminare ancora e perdere altro tempo. Belle anche le pozzanghere comunque, eh. Neanche da un punto di vista tecnico, da Roxas è sempre molto curioso di vedere come evolvono gli open world, perché dopo Zelda non è semplice, eh? Assolutamente. Zelda veramente dal punto di vista degli open world, col suo motore fisico, ha fatto cose molto molto interessanti. Che per farvi un esempio, Horizon, uscito insieme a Zelda, perché sono usciti nella stessa settimana, comunque a pochi giorni di distanza, Horizon è molto indietro come open world. Nel senso che
Aspettate, prima vediamo cosa ci dicono e poi approfondiamo questa cosa. Oh, shite. Sounds like Shake has only gone and got himself found out. All right. Now all we have to do is find out who you work with. You hear me? Shaky, you wretched fucking son of a whore. Suck my end! Oh! Labor relations don't sound like they're exactly at an all-time high. You sneak in and get poor Shaky loose. I'll go get the wagon. Good luck, Marston. He's a good man, that Shaky. E rieccoci qui, adesso quindi ci dobbiamo infiltrare lì sul retro. Stavo dicendo, chiudiamo un attimo quel discorso che ho iniziato sul discorso interattività, open world e tutto il resto. Nel senso che Horizon e Zelda sono usciti nello stesso periodo. Io Zelda non l'ho giocato, però l'ho potuto vedere molto in vari video. Poi ho anche amici, insomma, in relazione che l'hanno giocato, quindi so di cosa sto parlando. Che in pratica il mondo di gioco è molto più interattivo rispetto a un Horizon, dove invece è sì open world, ma è tutto anche a volte un pochino troppo lineare. Mi spiego meglio. Quando bisogna, ad esempio, scavalcare su una roccia, o che ne so, arrampicarsi o altro, è sempre tutto molto lineare. E Aloy si può arrampicare semplicemente tramite i vari appigli che gli sviluppatori hanno messo. Mentre ad esempio in Zelda ci si poteva arrampicare un po' ovunque, perché non esisteva l'appiglio, diciamo. Una cosa che tra l'altro Assassin's Creed Origins ha ereditato, facendo veramente molto bene anche lui. Quindi diciamo che Zelda, insieme poi, ha fatto, diciamo, un po' di... ha portato un po' di cambiamenti in ambito open world, che io spero che, insomma, altri sviluppatori riprendano. Perché devo essere onesto, a me Horizon è piaciuto tantissimo, che sia chiaro, lo adoro come gioco, è uno dei migliori giochi dell'anno. Però devo essere onesto, giocare ad Assassin's Creed Origins, che appunto eredita un pochino quell'interattività col mondo, quindi l'esplorazione più libera, ci si può arrampicare praticamente ovunque in Assassin's Creed Origins. Passare da Assassin's Creed Origins a Horizon, perché poi ci giocai per l'espansione, la recensì, è stato un pochino traumatico, lo ammetto. Tanto qua ci siamo infiltrati, Red Eye, ed è tutto fatto. E comunque ragazzi, ci tengo a ribadire, Horizon è un giocone incredibile. Precisiamo prima che qualcuno mi venga contro. My kindness is only as good as the bullets you can fetch up for me and your friend Irish. Let me down and you'll be a dead man. It's gonna be one hell of a fight. E dopo questa piccola disamina sugli open world, torniamo un attimo a parlare di quanto succede su schermo. Mi sembrava doveroso chiudere un attimo il discorso, perché altrimenti faccio il tipo che getta la pietra e nasconde la mano. Mi sembrava giusto comunque spiegarvi un attimo il mio pensiero, precisando comunque tutti i giochi che ho citato. Assassin's Creed, Zelda e Horizon sono tre titoli di assoluto valore. E ad Assassin's Creed, ragazzi, io ho dato, per dirvi, 85, ma ho cercato di essere quanto più oggettivo possibile. Probabilmente un fan gli avrebbe dato anche qualcosina in più. Io sono un fan, però ho cercato in fase di valutazione di mettere un pochino da parte quella componente, diciamo. Comunque, Shaky qui, mi pare che si chiami il personaggio, molto particolare, un po' come l'irlandese. Apriamo il cancello. Ecco qua, aperto. Adesso immagino arrivino tanti bei nemici a darci fastidio. Infatti già ci sparano. Mamma mia, non siamo neanche usciti. Ce ne sono tantissimi. No, oddio, tantissimi no, però discreto numero. Comunque ci avevano circondato, quindi non era... sembravano in numero maggiore. Usiamo il Red Eye. Anche qua fatto, benissimo. Comunque quello che vorrei tanto da Red Dead Redemption 2 è proprio più interattività col mondo di gioco. E poi anche a livello di shooting voglio diverse migliorie, voglio un bel sistema ancora più dinamico, fluido. Comunque GTA 5 era ottimo, però voglio ulteriori migliorie da questo punto di vista. Secondo me Ubisoft, con Watch Dogs, The Division, che anche loro sono open world, hanno un po' di shooting di mezzo comunque,
secondo me è un passettino avanti come gameplay e tutto il resto rispetto a Rockstar. Per esempio il sistema di copertura di Watch Dogs e di The Division, ereditati da Splinter Cell, Ubisoft tende a riciclare sempre un po' le cose, lo sapete. Sono comunque più appaganti. Half even shaky. You still owe me for them morphine pills to calm your nerves. Shake. You'll get your half. More, you dirty fucking snake. All right, gentlemen. Let's go. Fucking fuck. Oh, my virgin ears. Benissimo. Abbiamo preso le munizioni, adesso possiamo salire sul carro. Il carro non me lo fanno mai guidare. Ma che siano maledetti. Lo voglio guidare io, sono più veloce. Posso anche sparare, posso fare tutto, invece no. Loro guidano, io sparo adesso sicuramente. Sì, è fatto così, un matto, però è fatto così. Ecco qua. I nemici dietro che ci attaccano. Anche per dirvi ma qualche tipo di meccanica. Io lì ho ucciso un cavallo, cavolo, mi dispiace. Una qualche tipo di meccanica che oddio là forse muore un altro cavallo. Per il combattimento a cavallo sarebbe fighissima secondo me. Una cosa che permette, non so, di passare da un cavallo all'altro in corsa, saltare. Anche perché comunque se si faranno rapine alla diligenza o ai treni, quando si è sul cavallo bisogna saltare poi sul treno in corsa. Quindi potrebbe essere carina una qualche dinamica creata ad hoc. Anche se non mi aspetto troppi stravolgimenti da un punto di vista del gameplay classico da Red Dead Redemption. Cioè mi aspetto sistema di copertura, shooting e compagnia bella, però magari queste piccole cose mi sarebbero molto gradite. Secondo me Rockstar con Red Dead Redemption 2 cercherà di innovare un pochino rispetto al suo predecessore e anche rispetto a GTA 5, proponendo quella meccanica di cui si parlava, di cui si è vociferato, ovvero con i personaggi multipli sì, ma gestiti in stile Mass Effect. Quello potrebbe essere molto interessante, anche una cosa nuova per GTA. Poi magari tu sei, hai il protagonista è sempre uno, però magari tu ti porti due o tre membri della banda con te e quelli poi sostanzialmente in, quando sei diciamo in combattimento puoi passare come in GTA 5 da un personaggio all'altro. Sarebbe anche questa una caratteristica molto molto interessante. Insomma è tutto da scoprire e non tutti noi non vediamo l'ora, io per primo, quindi. Comunque dovremmo essere quasi arrivati, quindi ragazzi il video sta quasi per finire. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi, fatemi anche sapere nei commenti cosa ne pensate di quello che vi ho detto, un po' off topic diciamo, sul discorso open world e novità di Red Dead Redemption 2. Con Red Dead Redemption l'undicesimo episodio, l'assalto a Fort Master, ci vediamo mercoledì. E poi per tutti gli altri appuntamenti come sempre c'è il canale YouTube, quindi mettete, iscrivetevi e sarete sempre aggiornati ogni giorno da lunedì a venerdì, nuovi video, col sabato il classico riepilogo delle news col Tribe News. Grazie a tutti, ultima cutscene, ci vediamo alla prossima, ciao ciao.